Passeggiare tra i luoghi più suggestivi della città, ascoltando buona musica e degustando i prodotti tipici della provincia pesarese. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, giovedì 11 agosto torna in Gir per Fan, la passeggiata itinerante nel centro storico di Fano che coniuga enogastronomia, cultura e intrattenimento. L'evento è organizzato dalla Proloco Fanum Fortune con il supporto dell'amministrazione comunale, dell'Umpli e della Regione. Si partirà alle 19.30 da piazza 20 Settembre, dove sarà possibile acquistare i biglietti e ritirare il kit, un comodo marsupio dotato di bicchiere e mappa. Consiglio sempre di prenderli prima i biglietti perché stanno sinceramente andando a ruba e, come è successo anche negli anni passati, qualcuno è rimasto senza, purtroppo. Poi successivamente abbiamo l'antipasto, che viene gestito dalla Proloco di Fano, e ai Giardini Leopardi. Poi abbiamo le due postazioni che fanno praticamente i primi, ovvero la Proloco di San Costanzo alla Piazza Marconi con la polenta e la Proloco di Acqualagna, che si trova a zona Pino Bar, dove hanno praticamente le tagliatelle al tartufo. Quindi diciamo due prodotti anche abbastanza interessanti e sicuramente saranno gettonatissimi da quel punto di vista. Poi abbiamo i secondi, che abbiamo la Proloco di Mondolfo, che si troverà nella zona Pincio con uno spedino e delle patatine fritte, e abbiamo ai Giardini Amiani invece la Proloco di Urbania, che seguirà invece tutta la gestione del crostolo. Verso la zona di Santa Maria Nuova abbiamo invece la Proloco di Montelabate, che, come tutti conoscono, diciamo, ci farà un assaggio per quanto riguarda le pesche di Montelabate. E chiuderemo il tutto in piazza con la distribuzione del caffè, che è l'ultima postazione, e con un bellissimo evento che verrà poi fatto per concludere praticamente la serata. In quasi tutte le postazioni sarà possibile degustare i vini delle cantine locali, mentre davanti al Duomo sarà presente l'Associazione Italiana Sommelier con una degustazione di vini selezionati di qualità. Inoltre, durante l'evento, i monumenti e i musei della città rimarranno aperti anche per chi non sarà in possesso del biglietto, e alcuni ragazzi delle scuole fanesi faranno da ciceroni mettendosi a disposizione dei visitatori. Sono circa 150 i volontari in campo, ai quali si aggiungono le persone che lavoreranno i giorni prima e i giorni dopo per poter allestire così la città, prepararla per la manifestazione e poi ripulire nuovamente la città per una manifestazione importante che si è sempre caratterizzata fortemente nella nostra città, perché c'è la migliore enogastronomia, perché c'è la possibilità di visitare la città, perché c'è la possibilità di ascoltare veramente buona musica. Una manifestazione che è veramente molto rappresentativa dell'estate, perché arriva appunto il momento d'agosto dove l'estate è piena di turisti, è sia attrattiva perché sono tante le persone che arrivano nella nostra città per questo momento dove trovano la nostra città aperta, ma è anche rappresentativa perché tutti i turisti che sono qua possono partecipare. Quindi grazie a chi si sta mettendo in campo per questo, e sono convinto che anche quest'anno sarà un grande evento. La parte musicale è stata curata da Paolo Casisa, che nel 2018 ha ideato un logo e una rassegna dedicata. Quest'anno per In Gir per Fan, per la terza volta consecutiva, è abbinata alla rassegna Women in Music, che promuove la figura femminile nella musica. Quest'anno sono 4 le situazioni musicali che andranno in scena nei luoghi di degustazione, e sono gli Stralunati, i Donderdag, Giulia Nicolini e il Mellow Tone Jazz Duo. Grazie alle varie proposte sarà possibile ascoltare musica jazz, blues, soul e rock and roll, ma anche le canzoni swing, il cantautorato italiano e le ballate inglesi. Alle ore 22, poi, in piazza 20 Settembre si terrà il grande concerto di chiusura dedicato a Lucio Battisti con la band Il Nostro Canto Libero. Il nostro concerto sarà cantato, suonato e raccontato dai musicisti che hanno collaborato con Lucio Battisti, tra i quali Walter Calloni, batterista storico di Lucio, e sarà un modo per farvi ascoltare una trentina di brani tra i più belli di Lucio Battisti.